Forum Internazionale Polieco, siamo con Claudia Salvestrini. Ecco, qual è il tema del forum quest'anno? Beh, il tema del forum sono diversi temi che poi hanno un unico comune denominatore che è il flusso dei rifiuti. È ovvio che quest'anno si cerca di focalizzare la problematica dei rifiuti rilegandola a tecnologie innovative e a soluzioni. Cioè noi dobbiamo cercare in ogni modo, alla luce dei nuovi roghi, alla luce degli incendi che quotidianamente investono gli impianti di selezione, gli impianti di stoccaggio, trovare soluzioni alternative. Attenzione, bypassando troppo spesso in questo paese, lo si dice ma poi non lo si fa, forti lobby che indirizzerebbero tutto verso un'esasperazione di termovalorizzatori, esasperazione di soluzioni di esportazione dei rifiuti. Noi dobbiamo cercare di trovare soluzioni privilegiando la riduzione dei rifiuti, il riciclo e soluzioni che non siano solo ed esclusivamente la discarica, l'esportazione e la termovalorizzazione. Quindi cercando anche di coinvolgere il mondo della scienza, il mondo della ricerca per trovare soluzioni alternative che ci sono, guardiamo bene, ma che vanno attuate e applicate nel nostro paese. Qual è attualmente la situazione del traffico illecito dei rifiuti? Beh, il traffico illecito dei rifiuti non si è mai fermato. Ha avuto un momento di flessione in negativo quando la Cina ha deciso improvvisamente di chiudere totalmente l'ingresso di rifiuti nel suo paese. Dopodiché però ha ripreso con ritmi diversi, destinazioni totalmente diverse. Intanto partono molto meno i rifiuti da porti, molto di più i rifiuti su gommato. E i paesi di destinazione sono tutti i paesi dell'est, in primis Turchia, Romania, Polonia, Macedonia e poi la Malesia, il Vietnam e altri paesi del Sud Asia.